LTE è un prodotto molto molto interessante, in quanto integra la connettività LTE che arriverà in Europa in quest'anno. Rispetto alla versione T1 ha dimensioni leggermente più grandi, 132 mm di lunghezza, 65.5 di larghezza e 10.5 di spessore. Molto leggero, 135 grammi, schermo 4.5 pollici IPS più, 1080x320 pixel. Quello che è caratteristico è il chipset, ossia uno Snapdragon S4 8960, quindi con processore Krait dual core da 1.5 GHz a Adreno 225. Quindi probabilmente uno dei prodotti più prestazionali di questo 2012. A bordo abbiamo 1 GB di memoria RAM, 4 GB di memoria interna, espandibile ovviamente tramite micro SD, Bluetooth, Wi-Fi, cioè, l'NFC diciamo è opzionale. Le prestazioni sono veramente molto elevate, comunque l'interfaccia è la classica di Android 4.0, ossia Ice Cream Sandwich, però abbiamo i tre tasti Soft Touch, Back, Home e Menu. Se noi vogliamo attivare il menu multitasking dobbiamo tenere premuto il tasto Home e quindi possiamo scorrere le applicazioni, eventualmente chiuderle oppure switchare tra di esse. Andiamo un attimo sul browser web, vedete come le prestazioni sono eccezionali dal punto di vista della navigazione. Veramente un bellissimo display, perché questi IPS Plus sono veramente molto buoni sia dal punto di vista della resa dei colori, dei caratteri, dal punto di vista diciamo, degli angoli di visuale. Sicuramente ottimi prodotti da Huawei in questo Mobile World Congress. E con questo è tutto, al prossimo video.